Ci abbiamo tentato, abbiamo cercato di trovare delle vie nuove che fossero diverse da quelle usate prima. Per essere scientifici, come si fa a usare una terapia nuova prima di provarla? Bisogna usare come metodo scientifico uno solo, cioè questo è quello che penso io, però che è questo? Dobbiamo ripartire dalla fisiopatologia della lesione e cercare di trovare una soluzione con possibilità che non erano state utilizzate prima. Questa è la casistica di 40 osteoradionecrosi fra il 92 e il 2008. 26 hanno avuto una regressione delle osteoradionecrosi fra i 3 e i 16 mesi. 8 hanno sviluppato una ripresa di malattia, 4 sono stati operati di emimandibolectomia, ma alcuni di questi dovevano essere amputati di mandibola. L'esperienza nasce molti anni prima dall'uso dei campi elettromagnetici per il trattamento dello pseudoartrosi e dei ritardi di consolidazione. Questo è un esempio molto evidente e queste radiografie fanno vedere come applicando i campi elettromagnetici, cioè la magnetoterapia, è possibile in poco tempo riparare la lesione. La lesione è ipovascolare, ipocellulare e ipossica, è molto simile a quella dell'osteoradionecrosi, per cui abbiamo pensato di usare l'osteoradionecrosi di usare per l'osteoradionecrosi i campi elettromagnetici. Questa è la macchina che era stata costruita per un progetto CNR. La magnetoterapia promuove quindi, ha un effetto antinfiammatorio, ha un effetto ossigeno, un effetto angiogenetico, stimola la rigenerazione dei tessuti, ad esempio il tessuto osseo, e applicando questi campi magnetici pulsati si può ottenere tutti gli effetti che noi stiamo cercando. Noi siamo in un tessuto, come avevamo visto, ipovascolare, ipocellulare, ipossico. Quindi noi diamo ossigeno, creiamo angiogenesi, stimoliamo la rigenerazione dell'osso. Vi faccio vedere qualche caso, e questa è una paziente che doveva essere amputata di mandibola, e qui si vede la frattura patologica e la mancanza di sostanza ossea. Qui ci sono dei sequestri ossei importanti, aveva poi delle fistole, delle flogosi, eccetera. E l'unica soluzione, anche secondo la letteratura, questo è un caso terzo di Marx, vuol dire amputazione e ricostruzione. La signora aveva fatto la sua bella ossigenoterapia in camera iperbarica, aveva fatto antibiotico-terapia, ma il risultato era questo. Iniziando l'associazione fra campi elettromagnetici, farmaci omeopatici di stimolo contro le infezioni, di stimolo dell'osso e di rigenerazione tessutale, si è ottenuto questo risultato, che era assolutamente impensabile. Un'altra donna, ecco, questo farmaco che li ho chiamati farmaco 1 e farmaco 2, sono dei farmaci molto importanti per le infezioni, contengono alcune cose che ho sottolineato in giallo, echinacea angustifolia, ma soprattutto vi faccio vedere questi due, che sono lo stafilococco e lo streptococco omeopatizzati. Le indicazioni sono la stimolazione della difesa del sistema in caso di febbre, le tonsilliti, le ostomielite, eccetera, quindi casi di infezione. Se noi, e questo è il secondo farmaco, il farmaco principale è Myosotis arvensis, viene applicato nelle condizioni linfatiche, nell'ingrandimento dei linfonodi, nell'ipertrofia tonsillare e nell'angina. Questo farmaco ha effetti collaterali, ad esempio modifica la funzione tiroidea e poi altri effetti che sono visti sotto. Questa paziente era stata trattata per uno schwannoma maligno, avevo un'osteoradionecrosi della mandibola, ma anche questa flogosi da 5 anni. L'applicazione di campi magnetici, ma soprattutto dei farmaci che avete visto prima, ha risolto la flogosi in 5 mesi. Successivamente, in 9 mesi, attraverso l'uso di campi elettromagnetici e di altri farmaci di stimolo della genesi ossea, si è riuscito a ottenere la guarigione. Questo è tutto sfumato e regolare, che sta ad indicare la presenza della necrosi, e questo è regolare e dritto quando era guarita. In bocca, la mucosa da ulcerata è tornata una mucosa normale. Questa è una donna con fistola, aveva già fatto 180 sedute di camera iperbarica e aveva
questa fistola e di qua queste osteoradionecrosi. Oltre alla camera iperbarica e agli antibiotici, è stata aggiunta questa terapia, la terapia che abbiamo visto prima, più arnica, l'arnica di cui è stato parlato prima, di cui si è parlato prima, e questi sono i primi risultati. A luglio si vede che la fistola si è chiusa pur persistendo e con delle telangiectasie, le osteoradionecrosi persistono, e allora, sempre ripensando alla fisiopatologia delle lesioni, abbiamo pensato di introdurre l'ultrasuonoterapia. L'ultrasuonoterapia è una terapia, anche questa indicata nel caso di ritardi di consolidazione dell'osso, ma è indicata anche per staccare, per ridurre le dimensioni delle calcificazioni. Questo è un esempio di calcificazione della borsa sottoacromiale sottoposta a ultrasuonoterapia, le calcificazioni spariscono. Applicando gli ultrasuoni, nell'arco di circa un mese e mezzo si è avuta la risoluzione completa della fistola, sorprendentemente la risoluzione o quasi delle telangiectasie, e i sequestri ossei sono stati eliminati. Allora, questi pazienti possono avere delle lesioni gravi, molto gravi, e queste lesioni estremamente gravi possono portare i pazienti a pensare di non avere delle aspettative di vita, vengono condizionate anche psicologicamente, e ci sono stati dei casi di pazienti che dopo anni di sofferenze pensavano seriamente al suicidio. E ora verrò aiutato per la seconda volta. Gentile direzione scientifica, mi chiamo Elisabetta e ho 26 anni. Vi scrivo per raccontarvi la mia esperienza positiva con l'omeopatia, con la speranza che il mondo medico possa finalmente aprire sempre di più le porte a terapie in grado di migliorare molto la qualità della vita del paziente, anche se non fanno parte della scuola medica tradizionale. Nel 96, all'età di 16 anni, mi è stato diagnosticato un sarcoma di Ewing quarto stadio. Sono stata quindi curata secondo il protocollo SE93 per i sarcomi di Ewing ad alto rischio. Il protocollo prevedeva chemioterapia, radioterapia total body con autotrapianto di cellule staminali e radioterapia locale al bacino. Da allora non ho avuto recidivi. 2 anni fa è apparso un dolore a livello dell'addome, nella parte destra, che è andato nel tempo aumentando. Dopo varie visite da medici internisti e ginecologi, è stata diagnosticata una cisti paratubarica e si pensò che potesse essere quella la causa del dolore che si faceva sentire sempre più intensamente. Fui sottoposta a pelviscopia con asportazione della ciste. I ginecologi diagnosticarono che il quadro è quello della pelvi congelata presumibilmente dalla precedente radioterapia. Perciò la causa del dolore non era la cisti, ma una lesione da radioterapia. Le parole del medico furono: con questo dolore dovrà imparare a convivere. Delusa da quelle parole, iniziò la mia ricerca che mi ha portato al dottor Alberto Laffranchi, che lavora presso il vostro istituto. Dopo una visita accurata, mi ha prescritto una cura di omeopatici e mi ha fornito rilevanti informazioni su una corretta alimentazione per il mio caso specifico. Ora sono trascorsi 3 mesi, ho quasi finito la cura ed i risultati sono stati straordinari. Il dolore è praticamente scomparso e ciò significa che dopo 2 anni la notte riesco nuovamente a dormire, senza svegliarmi a causa del dolore. Ancora una volta ho avuto la conferma di quanto sarebbe importante che la medicina ufficiale e la medicina alternativa, invece di lottare una contro l'altra, percorressero la strada fianco a fianco, aiutandosi a vicenda per il bene di tante persone che vorrebbero star meglio e con un grande desiderio, poter assaporare ancora di più il regalo che è la vita. Cordiali saluti, Elisabetta, Trieste. Adesso vi farò vedere delle lesioni acute.